Ben ritrovati, la prima puntata del 2017 di Mondo Amaranto, la nostra trasmissione dedicata al settore giovanile dell'Arezzo e all'Arezzo Calcio Femminile. Arezzo Calcio Femminile che ha ripreso il campionato, ne parleremo tra poco. Intanto vado a salutare Andrea Tuzzi, che ritroviamo, ovviamente Sera. rappresentanza dell'Arezzo, del suo settore giovanile. Un Arezzo che ha avuto tanti impegni, tanti tornei amichevoli, poi facciamo il punto della situazione. Vediamo anche il servizio su quello che è stato un po' l'appuntamento principe. Il torneo della Befana Amaranto che si è tenuto allo stadio comunale. Poi saluto Agnese Buonasera. Zeghini, giocatrice dell'Arezzo Calcio Femminile, che come vi dicevo ha ricominciato il campionato. Ne parleremo subito tra poco vedendo anche le immagini. Poi Andrea ci ha portato dei giovanissimi dell'Arezzo, no? Giovanissimi, giovanissimi B. I giovanissimi B. Benissimo. Quindi dopo li andremo a conoscere. Allora, cominciamo con Agnese, visto che il campionato incombe in questo caso. Un Arezzo che ha pareggiato 1-1 con il New Team Ferrara. Prima di vedere il servizio, sembrava che questa volta l'Arezzo ce la potesse fare a vincere la prima gara casalinga. Sì, abbiamo giocato benissimo, però purtroppo non siamo riusciti a concretizzare al meglio le occasioni che abbiamo avuto. Quindi sempre quello Sempre diciamo, quello. perché il gioco c'è, cioè la crescita Sì. c'è ed sta diventando, perché poi in trasferta avete chiuso l'anno molto Sì, bene, in trasferta sì, però purtroppo giocando in casa non riusciamo mai a vincere. no? Allora, vediamo il servizio con le interviste di Riccardo Buffetti e poi ne parliamo. Tarda ancora ad arrivare la prima vittoria in casa per l'Arezzo Calcio Femminile, che nella prima partita del nuovo anno non riesce ad andare oltre il pareggio contro il New Team Ferrara. Il risultato finale di 1-1 lascia l'amaro in bocca alle giocatrici Amaranto che hanno tenuto in pugno il gioco durante l'arco di tutta la gara. Non cambia formazione Manuela Tesse, allenatrice dell'Arezzo. 4-2-3-1 con Zeghini e Aterini, coppia centrale di difesa, Baracchi Verdi, metronomi a centrocampo e Mattiacci, unica punta, con Paganini pronta a inserirsi per rifinire le azioni delle esterne di Fiore e Nocchi. Il primo tempo è tutto di marca Arezzo, con la prima occasione che arriva al decimo minuto, Nocchi cross al centro e Mattiacci cicca la più facile delle reti. Ma il vantaggio della squadra di casa arriva al sedicesimo quando Nocchi recupera una palla a centrocampo e da sola si involla in un break pazzesco contro tutta la difesa avversaria. Il taglio le permette di arrivare davanti alla porta e siglare la propria quinta rete stagionale. Nei minuti a seguire l'Arezzo capisce quanto il Ferrara soffra alle accelerate individuali di Nocchi e prova quindi a sfruttare le sue caratteristiche, ma il poco cinismo sottoporta non permette alla squadra di casa di raddoppiare, chiudendo il primo tempo in vantaggio di una sola rete. Nella ripresa il copione non cambia, Verdi e Baracchi recuperano un'infinità di palloni e lanciano come da schema subito la sfera nelle fasce a cercare i due esterni, ma il Ferrara si rintana nella propria metà campo e rimane a galla grazie alla partita praticamente perfetta del centrale difensivo Pesci. Nel momento di maggior carica dell'Arezzo il New Team Ferrara pareggia, corner dalla destra al minuto 30 della ripresa. Fratini stacca in mezzo a due giocatrici della squadra di casa e trova il jolly del pareggio. Prova il forza in finale la squadra di Tesse, ma sono troppi gli errori in fase di costruzione della squadra di casa e la partita finisce in parità. Punto d'oro per il Ferrara, arrivato ad Arezzo decimato dall'influenza, mentre l'Arezzo si rammarica per non essere riuscito a trovare la vittoria a Laurentini, che manca dalla scorsa stagione. Il pareggio porta comunque la squadra di Tesse a più 12 dalla zona retrocessione, con 13 punti conquistati. Domenica prossima derby con il Grifo Perugia, mentre le ragazze Amaranto torneranno a giocare in casa nell'ultima partita del girone di andata contro l'Imolese. Ah, siamo qui con Laura Verdi. Laura, quest'oggi è un pareggio che sa di beffa per l'Arezzo. Purtroppo sì, in casa il campo sembra stregato, riusciamo a giocare bene ma non si riesce a vincere, fuori casa anche giocando male si porta a casa 3 punti, non so, si proverà a fare qualche magia, a vedere se... Ecco, cos'è secondo te che manca l'Arezzo quando è qua in casa proprio? Ci manca sicuramente cinicità sotto porta perché creiamo un sacco di occasioni ma non riusciamo a concretizzarle. E dietro ogni errore, se si fa un errore in tutta la partita, quello è fatale, quindi un po' più di essere ciniche, unite, tutte lottare verso il solito obiettivo, piano piano cresceremo. Ah, siamo qui con Nocchi, per te quinta rete stagionale, servita per il vantaggio dell'Arezzo, poi è arrivato il pareggio, comunque una soddisfazione anche personale essere capocannoniere di questa squadra. Sì, ci serviva, avevamo bisogno di un po' di morale in questa squadra e non siamo riusciti purtroppo a portare a casa 3 punti, però ci siamo fatte valere anche oggi e come ha detto Laura, insomma, questo campo sembra stregato, bisogna essere un po' più ciniche sotto porta forse da parte di tutte, però anche oggi abbiamo giocato bene, dai, nonostante il pareggio.
Stoggi è un pareggio ad Arezzo che sta quasi di un punto, nonostante la squadra fasciata dall'influenza. Assolutamente sì, diciamo che siamo stati fortunati e determinati a cercare di sfruttare l'unica occasione fondamentalmente che abbiamo avuto, che ci ha ripagato in un periodo che non riusciamo ad allenarci, diverse assenze, quattro ragazze influenzate in campo, e chiaramente abbiamo pagato molto dal punto di vista fisico la prestazione fisica dell'Arezzo, questo sicuramente. Ecco, come vede lei questa Serie B a livello tecnico e quali possono essere gli obiettivi del New Team Ferrara in questa stagione? Ma il nostro obiettivo adesso è far fare comunque esperienza a chi non ha mai giocato, e oggi alcune hanno messo dei minuti nelle gambe importanti per il futuro. È un girone questo che vede diverse squadre neopromosse, quindi ci ha un po' agevolato la fase di partenza a differenza delle altre stagioni. È chiaro che il nostro obiettivo è quello di rimanere in categoria, penso che ormai siamo abbastanza tranquilli nel poterlo fare, quindi daremo modo e spazio a chi ancora non ha giocato come oggi. Allora Agnese, diceva la tua compagna, no, Laura Verdi, magari fuori casa non sempre abbiamo giocato bene, però siamo riusciti a vincere, quindi c'è un po' questo campo stregato. Ma vi pesa questo fatto? Lo sentite come comincia a diventare un... Sì, perché pesare no, però comunque dispiace davanti al pubblico di casa a non riuscire mai a vincere, comunque, e soprattutto creando, dispiace. Prima di vedere ora i risultati, ma come lo stai trovando questo campionato di Serie B rispetto poi a... Sì, sicuramente in confronto al campionato di Serie C è un campionato molto impegnativo, che richiede tanto impegno e comunque tanto sacrificio. Anche le giocatrici sono più, cioè notate anche una malizia diversa? Non lo certo, so. Certo, sì, ci serve, quella serve sempre. Allora, vediamo i risultati di questa giornata nel campionato di Serie B, nel girone dell'Arezzo, a parte l'1-1 contro il New Team Ferrara, poi il Calcio Padova che ha battuto 2-0 il Perugia, che sarà il prossimo avversario, rinviata, presumiamo, per... maltempo la gara tra Marcon e la Saponeria. Federazione San Marinese batte 3-0 Limonese, Vittorio Veneto batte Gordige 1-0, Sassuolo batte Castelvecchio 3-0, Udinese batte Virtus Padova 1-0 per questa classifica. Prosegue questo testa a testa: Vittorio Veneto 28, Sassuolo 26, Calcio Padova 24, Castelvecchio 21, New Team Ferrara 20, Marcon 17, Perugia 16, Arezzo e Udinese e Imolese 13, Federazione San Marinese 11, Gordige 9, Virtus Padova 2, la Saponeria 1. Comunque è un'ottima classifica, ve l'aspettavate così o anche qualcosa di meno? No, sicuramente non ci aspettavamo di essere a questo punto della classifica, però adesso cerchiamo di arrivare sempre più in alto. Eh beh, a questo punto sì, perché insomma è abbastanza corta fino a parte le prime tre, insomma, no? Poi il resto, le distanze sono abbastanza corte. Ora c'è questa partita, questa gara nel calcio maschile, è il derby per eccellenza. Vabbè, a livello femminile, anche per noi. Anche per noi. Quindi insomma andrete a giocare in trasferta in casa di questo Perugia, non so se ancora è presto per parlarne, è una squadra per quello che vi risulta temibile? No, sicuramente è una squadra alla nostra portata, anche perché comunque ha solo 3 punti più di noi, quindi noi dobbiamo cercare comunque di portare a casa questa vittoria, sia per riagganciarla in classifica, ma soprattutto per avere più fiducia e continuare questo percorso che stiamo facendo. Eh sì, perché in casa di vittoria andreste proprio a pari punti, 5 vittorie, quindi un Perugia che vince di più, però perde anche di più rispetto all'Arezzo, 5 sconfitte, pareggia poco, un solo pareggio, questo dicono i numeri. E la ripresa dopo le vacanze com'è stata? Ma è stata come sempre, comunque ci siamo allenati in queste vacanze, ci siamo sempre allenati, abbiamo sempre fatto i nostri allenamenti come lo facevamo prima, e quindi è stata normale tutto come è sempre stato, insomma. Abbiamo mostrato poi nell'ultima puntata quel video natalizio che avete fatto, molto carino, che ha fatto parlare molto di voi. Sì, no? Sì, no, è stata una bella idea, Eh sì, che insomma è davvero un videoclip simpatico. Allora, dopo torneremo a parlarne, cominciamo un attimo a parlare invece con Andrea del settore giovanile dell'Arezzo, perché dopo parleremo della seconda parte di questo torneo dell'Epifania, ma vedo tanti tornei, tante amichevoli che sono state fatte un po' da tutte le squadre, no? Sì, sì, siamo stati abbastanza impegnati, anche se in questo non è principalmente il periodo più importante per i tornei, che sarà quello di Pasqua, soprattutto il periodo pasquale, ci abbiamo già in programma
quasi tutte le squadre vanno a fare tornei fuori importanti. I 2004-2005 più piccoli hanno fatto tornei, 2004 lo stanno facendo proprio ora, mentre proprio oggi c'avevano la semifinale contro la Junior Tiferno nel trofeo delle Terre Aretine, dove ci sono tutte le squadre del 2004 della provincia. Il 2005 invece abbiamo fatto fare questa esperienza a Firenze, sempre il torneo della Befana si chiamava, dove hanno incontrato sia il Pontedera sia la Reggiana, che insomma altre due squadre professionistiche, che comunque sono confronti che ci servono per capire a che punto siamo in proiezione poi dell'anno prossimo. Insomma, il Pontedera sarà una di quelle squadre che incontreremo nel campionato professionistico, quindi ci dà un buon riferimento, e in effetti è stato diciamo un confronto alla pari, nonostante che poi dopo il risultato è finita 3-1, mi sembra, per loro. Però insomma ce la siamo giocata alla grande, considerando che i ragazzi il giorno prima avevano fatto tutta la giornata il torneo nostro qui ad Arezzo, insomma, quindi partivano con un periodo insomma impegnativo, sì, per loro. Quindi sì, siete soddisfatti insomma di questo? Sì, 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 siamo soddisfatti. Diciamo che come inizio è più che positivo, insomma. Anche perché poi in questi momenti, no, in cui i campionati sono fermi, in particolare ovviamente per le squadre che, sì, fanno i campionati quelli un pochino più impegnativi, è importante comunque continuare a confrontarsi. Sì, no, specialmente la Berretti, per l'appunto adesso rinizia il campionato e c'è la sosta, quindi per noi dovremo ancora prolungare di più. Purtroppo anche squadre per fare poi dei confronti dell'amichevoli non ce ne sono tanti, perché comunque sia i campionati anche dilettanti giocano, quindi non ci possiamo confrontare più di tanto, insomma. Quindi il mister, ho visto che ha intensificato comunque gli allenamenti facendo spesso doppia seduta, e cerchiamo di sopperire in questo modo, insomma. Anche perché poi la sosta della Lega Pro alla fine si ripercuote un po' su tutto, su tutto, quindi non solo delle prime squadre, quindi no. Tutto segue, e un conto, cioè, per le prime squadre può avere un senso, forse per la Berretti ce n'ha un po' meno. Ce n'ha un po' meno, effettivamente, che è già un campionato che poi di pause ne ha, ogni tanto ce l'ha, no? Come forse quello vostro, perché sì, tra un po' vi rifermate anche voi, no? Ci rifermiamo dal 18 febbraio al 12 marzo. Un mese praticamente. Sì, praticamente sì. Cioè, non è perché ci sono impegni della, di qualche, qual è la, cioè, della nazionale, no? Qualcuno sì, ha detto. Sì. Però cioè, è difficile stare un altro mese senza, sì, cioè comunque perdi un po', anche pur allenandoti uno, sì, quanto vuole, no? Però perdi comunque il ritmo della partita, no? Assolutamente. Quindi insomma sono soste che forse andrebbero un po' riviste. Tra l'altro nella conferenza in cui c'è stata la presentazione anche di questo torneo dell'Epifania, sono state date anche insomma delle notizie anche del fatto che ci sono dei talenti nell'Arezzo che in qualche modo sono ambiti, no? No, vabbè, questo ci fa assolutamente piacere. No. C'è stata un'operazione che abbiamo fatto, sì, in uscita, un ragazzo, il portiere del 2002, Andrea Casini, andrà già da gennaio, andrà a vestire la casacca dell'Empoli. Già da ora si sta allenando con loro, ancora non è tutto perfezionato. Chi è il portiere di quale squadra? Portiere dei giovanissimi nazionali. Ah, quindi sì, sì, che stava giovanissimi nazionali. Quindi insomma ci ha fatto enormemente piacere, non potevamo dire di no, insomma. E lui come l'ha presa? È un impegno, perché sì, comunque sia, certo, deve anche con i trasporti, insomma, quest'anno soprattutto in questi sei mesi dovrà fare molti sacrifici, ma comunque è contento di doverli fare. Beh, insomma, penso il sogno poi di chi... Sì, no, poi siamo contenti perché, insomma, l'Empoli la reputiamo una delle squadre, se non la migliore a livello giovanile, come gestione proprio del talento, quindi sicuramente andrà a migliorare più di quello che avrebbe potuto magari fare con noi. Il che significa comunque che l'Empoli aveva mandato degli osservatori a... Sì, 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 l'avevano visto... quest'anno in un torneo che abbiamo fatto tra l'altro contro di loro, avevamo vinto noi 2-0, quindi lui aveva parato abbastanza e quindi poi dopo l'hanno rimandato a vedere, insomma, l'hanno seguito, poi è stato
è stato diverse volte là da loro a fare allenamenti, test, insomma, e poi dopo il nostro direttore. Quindi giocare nei giovanissimi dell'Empoli. Ai giovanissimi dell'Empoli. Quindi, complimenti a Casini per questo traguardo. Ci fermiamo un attimo e poi parliamo ovviamente con i ragazzi che ci ha portato e vediamo le immagini anche di questo torneo che ha riguardato l'Arezzo allo Stadio Comunale. A tra poco. Seconda parte di Mondo Amaranto. Allora, diciamo che l'Arezzo qui ha dato sfoggio davvero di una ottima organizzazione, perché a parte la parte chiaramente sportiva, poi c'è stato un dopo molto, molto bello, no? Di accoglienza. Sì, e adesso ne parliamo. Prima vediamo però questo servizio di Matteo Marzotti proprio sul torneo che è stato vinto dalla San Giovannese. Sono stati i ragazzi della San Giovannese ad aggiudicarsi dopo una lunga serie di partite il primo torneo Befana Amaranto organizzato dall'Unione Sportiva Arezzo. Sul manterboso del comunale, impeccabile nonostante il freddo e la lieve nevicata della notte, i baby calciatori si sono affrontati sfidando il freddo e il vento tagliente fin dal mattino. Arezzo, Arezzo Calcio Femminile, Subiano, Tuscar, Virtus Archiano, Virtus Lignano, Indomita Quarata, San Giovannese, Santa Firmina, Petrarca e Nova Foiano hanno dato vita ad una bella manifestazione che ha suggellato di fatto anche il primo anno di attività della formazione esordienti del Cavallino. Per la prima volta nei suoi 93 anni di storia, infatti, l'Arezzo ha tra le fila una squadra iscritta al campionato esordienti. Le gare iniziate al mattino sono proseguite fin nel tardo pomeriggio, quando i riflettori del Città di Arezzo hanno illuminato le fasi finali. A contendersi il terzo posto sono stati i baby calciatori di Arezzo e Santa Firmina, con gli Amaranto che hanno superato i parietà giallo-verdi per 1-0. Nella finalissima, giocata in contemporanea, ecco la vittoria degli azzurri della San Giovannese, che ha vinto per 1-0 contro l'Indomita Quarata, che ha preso parte al torneo riservato alla categoria esordienti 2005 con una squadra di 2006 che si è ben comportata. Non è mancato nemmeno il tifo sugli spalti dei genitori dei baby calciatori in campo. Grande soddisfazione in casa Arezzo tra i responsabili del settore giovanile Remo Banchetti e Andrea Tuzzi, così come per la direttrice marketing Elisa Dallanoce, per il responsabile degli eventi Pietro Fazzuoli, per la riuscita di una manifestazione che potrebbe fare da apripista a nuovi eventi riservati al settore giovanile organizzati dal Cavallino. Beh, insomma, sono immagini inedite, non siamo abituati a vedere queste cose, fa piacere che finalmente la squadra di Arezzo, la squadra principale che porta il nome di Arezzo, al maschile in questo caso, organizzi tornei anche per l'accoglienza, per il dopo che c'è stato, che è stato bello comunque questo aprire poi le porte. No, come ho avuto modo anche di dire altre volte, è stato intanto possibile perché l'Arezzo, insomma, ha acquisito la concessione dello stadio comunale, quindi diciamo che possiamo comunque programmare come meglio possiamo certi tipi di attività. Abbiamo voluto metterci alla prova perché era giusto farlo. Abbiamo scelto questo periodo perché insomma si adatta abbastanza a bambini, insomma la Befana è sintomo, è collegamento insomma per i bambini. L'abbiamo fatto per i più piccoli perché ci permetteva di invitare più squadre possibili, perché potevamo giocare 9 contro 9 in due campi contemporaneamente, quindi potevano venire molte più squadre. Abbiamo cercato di fare proprio il massimo che potevamo fare, perché è giusto così, insomma. Uno degli obiettivi che i nostri direttori ci hanno posto è stato quello di far sentire ai bambini di Arezzo la voglia un giorno di scendere in quello stadio con la maglia dell'Arezzo. Quindi quale meglio occasione, se non gliela fai vivere non la prenderanno mai. Posso dirti che la San Giovannese, che non è mai, cioè c'ha il suo stadio, ha fatto già richiesta per venire prima di una partita all'interno dello stadio per capitando altre squadre. Proprio per l'emozione comunque che ha avuto, perché la gente non si rende conto, ma insomma entrare in quello stadio, anche i genitori in tribuna, di solito vedono i giocatori, però ci vedono i suoi bambini lì che giocano, insomma l'impatto è forte. Quindi abbiamo voluto far vivere questo, ci siamo messi alla prova, come dicevo, perché è stato coinvolto tutto, perché dagli addetti al campo fino a magazzinieri, all'ufficio marketing, il bar, il ristorante, l'ufficio stampa che ha venduto le foto in tempo reale
Un particolare ringraziamento, permettimi di farlo, al signor Poledrini e a Bonini, Frisoni e vabbè. Non ti posso aiutare. Sì, no. E l'altro, che figurati, ci hanno fatto da arbitri per tutta la giornata. Sì. In un modo, con una passione incredibile, quindi li ringraziamo veramente di cuore. Vediamo questa immagine, poi immagino l'emozione di questi ragazzi, 2005, comunque giocare nello stadio comunale, entrare nella sala stampa, la premiazione, insomma, sono cose, sì, penso, sì, ricordi, sì. Poi no? Il nostro organizzatore, responsabile organizzativo Stefano Brandinedini, ha voluto creare questa cornice per la premiazione, proprio per farli entrare nella sala stampa con tutto quello che ne derivava, insomma, è stata una bella emozione. Poi alla fine abbiamo fatto arrivare anche la Befana negli spogliatoi, quindi è stata proprio... Che non eri tu. No, posso dire che non eri. Tranquillizziamo, ecco, benissimo. Allora, vedo che ha partecipato anche la Arezzo Calcio Femminile a questo. Ha partecipato anche l'Arezzo Calcio Femminile, abbiamo voluto, sono state forse le prime che abbiamo chiamato, perché a parte siamo convinti che a quest'età, secondo me, non hanno niente niente di meno di confrontarsi che con i ragazzi, magari giocando un anno in più, ma il confronto ci sta veramente tutto. E poi si sono veramente ben comportate, perché le partite sono state tutte tirate. Secondo me è stata una buona esperienza, insomma. Allora, vedremo, insomma, speriamo che questo torneo diventi, insomma, sempre più importante. Intanto, Andrea, tu ci hai portato oggi dei rappresentanti delle squadre giovanissime, due dei giovanissimi nazionali, che conosciamo bene perché seguiamo alcune loro partite, e poi invece un calciatore dei giovanissimi B di Michele Passalacqua, Michele che è stato con noi, lo salutiamo. Ti chiami? Renzoni Andrea. Ruolo? Difensore centrale. Allora, so che avete giocato con loro, con la prima squadra d'Arezzo Calcio Femminile, e l'avete anche battuta. Abbiamo battuti 5-3. 5-3. Che partita è stata? È stata all'inizio anche equilibrata, e alla fine del primo tempo stavamo 1-1, mentre nel secondo tempo noi siamo andati in vantaggio di 3 reti, e loro poi hanno avuto un accenno di rimonta, segnando due gol di fila e arrivando al 4-3, poi noi l'abbiamo chiusa quasi sul finale col 5-3. Ah, ecco, quindi è stata combattuta. Sì, parecchio. Senti, non l'ho mai chiesto a nessuno, che ne pensi delle donne che giocano a calcio? Secondo me è un'ottima cosa, un'ottima idea che deve continuare e diventare sempre più grande, sempre più importante anche in tutto il mondo. Ti fa piacere questo attestato di... A scuola ci sono i tuoi compagni a cui piace giocare? Magari la mia compagna di classe gioca nell'Arezzo femminile nel 2003. Vedi? Tutto torna. Va bene, allora grazie. Andiamo a conoscere invece... Allora, ti chiami? Mangani Edoardo. Vieni, sei alto, però insomma, ecco così. Allora, voi invece cosa avete fatto? Il campionato l'avevate chiuso, mi pare, in modo positivo. Sì, no? Con un pareggio con Livorno, che era primo, sì, in classifica. Non tanto, perché mi ricordo il mister Ciavorella, che era un po', sì, dispiaciuto, no? Perché, diciamo. Sì, diciamo di sì. Invece in queste... abbiamo fatto la prima amichevole contro il Santa Firmina 2001, abbiamo perso 2-1. Poi siamo andati a fare una bella esperienza a Verona il 27 e il 28, quindi abbiamo dormito anche lì. E la mattina siamo andati a giocare contro l'Hellas e dopo i primi due tempi regolamentari abbiamo pareggiato 0-0. Poi loro hanno chiesto di fare un terzo tempo supplementare perché avevano dei ragazzi in prova. E poi infine abbiamo fatto domenica scorsa un'amichevole contro l'Olmo Ponte, sempre un anno più grande, e abbiamo perso 3-2. Questa ho letto che è stata, no, rocambolesca anche questa, no? È stata, sì, una traversa, sì, di Books. Sì, insomma. Una partita tosta. Ecco, questa col Verona, ecco, che realtà, come l'hai trovata? Questo confronto con una squadra, insomma, importante. Rispetto anche alle squadre del nostro campionato, hanno un ritmo molto più alto, soprattutto nel possesso palla. Quindi c'è questa differenza, Andrea, che si nota con le squadre del nord, diciamo, si può dire? No, ma il problema è che si confrontano. Certo, quello con avversari. Sì, perché il campionato giovanissimo è diviso in campionato Serie A e Serie B,
da solo. E poi c'è la Lega Pro. Che una volta non era così, però. No, da quest'anno. Da quest'anno, appunto. È che questa giovanissimi è... da quest'anno, gli allievi sono già 3 anni che lo fanno. E anche questo non so quanto sia giusto. Il problema è che c'erano alcune squadre, soprattutto loro, quelle più blasonate, che poi in un campionato facevano statisticamente 3-4 partite. Poi tutte le altre finivano da 6-7 gol in su, quindi era troppo di vario. Era troppo di vario. E il tuo campionato come sta andando? Bene, diciamo, perché siamo quinti in classifica, quindi proviamo a giocarci tutte le partite. Bene. Ti chiami? Vieni, vieni. Mattia Borz. Allora, anche tu dici la tua su questa esperienza di Verona? Sì, è stata una bella esperienza. E diciamo che nella partita ce la siamo giocata abbastanza bene, anche se loro avevano questa differenza dell'intensità, che erano più preparati di noi, ma nei tempi regolamentari ce la siamo giocata. E poi siamo calati fisicamente, loro hanno preso il dominio della partita e ci hanno fatto 2 gol. Guarda, domenica inizia il campionato, sì. Che era fermo anche questo da metà dicembre, no? Più o meno, mi sembra. Sì, sì, sì. Sì. 18. 18, sì. E c'è la Lucchese, che ha uno sconto diretto, quantomeno, sì. Perché ha 2 punti più di voi, sì. 2-3, insomma. E quindi sarebbe importante. Sì, dobbiamo cercare di portare a casa 3 punti, perché all'andata ci siamo fatti beffare in trasferta, una partita un po' strana. E l'abbiamo affrontati già 2 volte in campionato, in un torneo, li conosciamo più o meno e sappiamo che ce la possiamo giocare e possiamo vincere. Ecco, dove sentite che potete arrivare? Perché insomma, i valori si vedono, ci sono. Ma ovviamente il nostro obiettivo è quello di fare il meglio possibile, ci piacerebbe arrivare nei playoff, quello è il nostro sogno, e di andarcela a giocare con le migliori squadre d'Italia. Sarebbe bello, insomma, bella... Lui è il fratello di Borzi, che l'anno scorso era a Beretti. Ah, lui è il fratello, sì. Che va, dove gioca? Chi? È in prestito in Eccellenza. Quindi insomma, è una famiglia che si dà da fare. Classica famiglia Aretino. Aretino, esatto, esatto. Grazie, grazie. E tra l'altro vi dicevi, per gli esordienti c'è anche una gara affascinante. Beh, no, tutte e due. Ci abbiamo il doppio scontro, sia con i giovanissimi B, sì. Che andiamo a Firenze. Sì. E che con invece gli esordienti, che sarebbero i giovanissimi B regionali, che invece ospitiamo la Fiorentina. Abbiamo il doppio confronto con la Fiorentina, che i ragazzi aspettavano da quando è iniziata, perché insomma, visto. La Fiorentina giocare contro la maglia viola da una carica particolare, diciamo. Ho capito. Quindi vediamo. Tra l'altro ringraziamo il vice omaggio perché ci ospiterà per questa partita. Quindi domenica alle 11 giocheremo al campo di Vice Omaggio con i 2004. Beh, quindi insomma, per chi può, sarà sicuramente interessante vedere. In bocca al lupo per Perugia. E siete carichi, insomma, la settimana ancora siamo a metà, però insomma... Sì, quei carichi sempre. Sempre. Poi abbiamo visto in Pullman cosa fanno dopo le vittorie, sì. No, ma io sono rimasto... Ultras. Ti posso dire, sono rimasto male. Perché non avevo seguito, ma l'ultima volta che sono venuto qui, sì, non sì, tanto tempo sì, non fa, tanto tempo fa, sì, sì. Avevano 2 punti, sì, sì, sì. Adesso lo ritrovate. Che chissà la prossima volta che torni. No, speriamo. No, bravissimo, bravissimo. Beh, proprio... grazie ad Agnese Zeghini, grazie ad Andrea Tuzzi, grazie ai ragazzi che sono stati qui con noi, ci rivediamo la prossima settimana.